Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, dopo aver visto difensori centrali e terzini, è la volta di centrocampisti, sia centrali, quindi propriamente difensivi, che mezze ali. Giocatori che possono far bene il rombo, possono far bene il 4-3-2-1, ma anche i centrocampisti più difensivi si affiancati a qualcuno di un po' più roccioso. Si tratterà di un video questo con molte più alternative e quindi non stupitevi se magari i vostri beniamini non ci sono, ma anzi fatemi sapere nei commenti quali giocatori usate voi. Qui stiamo parlando di quelli che per me sono i top in assoluto. Reparto che vi ripeto bello folto, quindi mettetevi comodi e iniziamo subito col primo. Il primo giocatore di cui vi devo parlare non può che essere Yaya Touré, una carta spaziale nella sua versione supereroe della Marvel, perché rispetto all'altra versione 87 si è beccato discreti upgrade, soprattutto per quanto riguarda la velocità. È un 4-4, 1,88 m, mi dà fastidio un po' il work rate perché quel normale mi dà un po' di vibes negative, perché alle volte sembra che un po' pascoli. Se avesse avuto normale alto, o meglio ancora alto, sarebbe stato probabilmente un'arma suprema di distruzione di massa. Poi, come vi dicevo, è molto rapido, ha degli ottimi passaggi sia il lungo che il corto. Anche in questo caso parliamo di un giocatore con corsa prolungata lengthy, una buona agilità, un'ottima reattività, un ottimo controllo palla. Paradossalmente pecca in lettura difensiva e intercettazioni, perché quell'82 di difesa è alzato tanto dal contrasto e dalla scivolata. Però vi assicuro che col 94 di forza, l'83 di aggressività, e visto che parliamo di un giocatore di 1,90 m, quel parametro di intercettazioni sale e quella lettura difensiva anche. Sembra quasi che ci sia un centrocampo con Yaya Touré e un centrocampo senza. Lo utilizza praticamente chiunque, ma questo anche per quanto riguarda la versione 87. Sia chiaro, io metto sempre la versione migliore, ma anche nelle versioni più basse, nel 90% dei casi il discorso è analogo. Per me è il miglior mediano in assoluto che ci si può portare a casa al momento. Al secondo posto, soprattutto dopo la patch, mio padre Valverde. Per me è un giocatore pazzesco, perché anche in questo caso vi ricordo che è sempre bene il lengthy su un giocatore di questo tipo, perché non solo è già veloce, c'ha pure alto, 1,82 m, se gli mettete pure prolungato questo praticamente è Speedy Gonzales, e difatti con quel 95 di velocità scatto e l'86 di accelerazione è velocissimo. Passaggi della Madonna, agilissimo con l'L2, ottime le stats difensive, un cane, con 84-86 poi di forza e aggressività, quando deve recuperare la palla, tanto male all'avversario fin quando l'ha fatto. Io lo utilizzo come CC nel 4-3-2-1, che si allarga poi con copertura sulle fasce in fase difensiva nel 4-4-2 e vi fa entrambe le fasi alla perfezione, visto che poi quando c'è da ribaltare l'azione questo ti prende anche delle gran cavalcate sulla fascia e ti va a portare la palla nell'altra metà campo in una questione di secondi. Veramente fortissimo Valverde, che può essere giocato poi anche come mediano un po' più difensivo, visto che è praticamente il box to box per eccellenza. Al terzo posto non posso che lasciare Kevin De Bruyne, un altro giocatore totale che, come potete vedere, io ho pagato all'epoca 2,80 perché è stato il primo acquisto fatto quest'anno e difatti ha quasi 800 partite nel mio club. Non ho mai giocato senza di lui, possiamo dire. Alto, 1,81 m, anche lui fortissimo da CC per quanto riguarda moduli che hanno appunto le mezze ali, gran passaggio, discretamente veloce, e proprio per questo motivo io utilizzo Ombra e non utilizzo lo stile che gli cambia la corsa, ovvero Architetto. Perché? Perché le stats difensive di sto De Bruyne sono un po' ambigue, quindi preferisco boostare al massimo per quello che riesco il discorso relativo alla difesa, piuttosto che cambiargli lo stile di corsa, dove mi interessa poco, visto che a me questo De Bruyne difende per vie centrali e non è che deve fare chissà quali sgroppate. Pecca un po' in forza e in aggressività, raga, ma non so che c'ha sta carta, è totalmente rotta e non dimostra per niente quei parametri anche in fase difensiva, perché è molto presente, se lo tirate voi dietro manualmente difendete benissimo. Al quarto posto ci vado a mettere Claudio Marchisio, e attenzione, perché qui io ci metto la versione supereroe, però al momento questa carta qua secondo me è un tantinello overprezzata rispetto all'altra versione per via di quelli che sono gli upgrade secondo me scarsi. Cioè, alla fine non è che si è preso chissà quali upgrade rispetto all'altra versione, e il prezzo di quasi 1 milione in più è un po' too much. Però, alto, 1,80 m, 4-4, quindi tanta qualità, ma soprattutto tanta quantità, perché anche per quanto riguarda le stats difensive abbiamo un ottimo 80 di lettura e un ottimo 84 di intercetto, con forza e aggressività che non sono al massimo, però questo è un centrocampista a tutto tondo che vi fa benissimo le due fasi, e anche magari in un 4-2-3-1, in un 4-4-2, con un centrocampista più difensivo vicino, la sua figura la fa e come. Successivamente, un altro cartone spaziale è quello di Frenkie de Jong, perché
1,80 m, 4 skill, 3 piede debole. Questo è uno dei giocatori che io ho sempre utilizzato tantissimo su FIFA. Ottimi anche i link quest'anno, penso magari ad un piqué in fase difensiva o chissà lì davanti magari potrebbe esserci qualche sorpresa nel periodo dei toti. Questo, se l'Olanda dovesse fare un exploit e andare più avanti del previsto al mondiale, parliamo di una carta che è totale, un toti praticamente diventerebbe sto De Jong. Ed è appunto giustificato anche dalle statistiche, perché è molto veloce, ha dei passaggi che sono fuori di testa, agilità fuori dal normale, pecca leggermente per quanto riguarda le statistiche di lettura difensiva, di forza e aggressività, però ovviamente lui lo utilizziamo come centrocampista con licenza di uccidere, tra virgolette, perché è quello che ovviamente imposta un po' più l'azione, con meno compiti difensivi. Però con il suo work rate alto normale, vi assicuro che non è che ve lo ritrovate in attacco a cavolo, anzi, se gli mettete comunque le giuste impostazioni, sta al suo posto e per me è un top player assoluto. Così come un altro top player pazzesco, Park Ji-sung, nella versione supereroe, ma anche in quell'altra. Questo non costa neanche tanto, alto, ha 3 skill, 4 piede debole ed è praticamente un factotum, perché lo potete mettere D, S, A, S, C o C, quindi è facilmente ibridabile e poi spostabile a centrocampo. È velocissimo, un ottimo passaggio corto, agilissimo, 88 di lettura difensiva, 82 di intercetto, 83 molto bene l'aggressività, pecca un po' di forza, ma questo è tantissima roba, perché anche lui box to box perfetto, e soprattutto se lo andate ad utilizzare con copertura sulle fasce nel 4-3-2-1, vi fa il suo alla stragrande. Spesso però utilizzandolo Ocho, perché mi avete detto che si invertono i giocatori nel 4-3-2-1, il trick per risolvere questa cosa è di mettere quello con più lettura difensiva al centro, perché Park Ji-sung è quello che c'ha una lettura difensiva molto alta, quindi se avete uno più vicino con una lettura più bassa vi andrà lui al centro. Quindi cercate magari, se lo volete sull'esterno, di avere un giocatore che comunque abbia una buona lettura difensiva e di boostargliela con uno stile intesa in maniera tale che superi Park e Park rimanga sull'esterno. Successivamente un'altra carta spaziale è quella di Leon Goretzka, Path to Glory. Perché è tedesco, perché è upgradabile, perché mi aspetto che la Germania comunque faccia un discreto mondiale. Questo anche qua, un Gullit Gang con tutte le stazze sopra l'80, rischia di essere un simil Toti. È un cristone da mettere in mezzo al campo, è discretamente veloce, ha degli ottimi passaggi, pecca un po' in agilità, pecca anche un po' paradossalmente in lettura difensiva, però poi compensa con 89 di intercetto, 90 di forza e 84 di aggressività. Anche qua lui praticamente può fare tutto, anche se paradossalmente io, nonostante le stats, lo vedrei meglio come centrocampista un po' più difensivo, perché palla al piede, essendo una torre di Babele, fa un po' fatica chiaramente a girarsi, impostare l'azione. Però fortissimo Goretzka, ma difatti costa anche tanto. Altro giocatore che io lascio qui in questa top perché non mi sento di toglierlo è Ivan Perisic, 4 skill, 5 debole, 1,86, alto normale il work rate, rigorosamente da passare sull'Engti perché altrimenti ne perdiamo quella che è la sua peculiarità. Può fare il terzino, l'esterno, la D, il CC, quindi anche lui facilmente ibridabile e poi passabile a centrocampo. Può farvi sia il box to box che il centrocampista più difensivo, perché quel 77 di difesa in realtà è penalizzato da scivolata e contrasto, perché l'83 lettura difensiva è un ottimo valore, il 75 di intercetto anche, 86 di forza molto bene, pecca un po' in aggressività. Mi vi assicuro che questo, se lo utilizzate bene manualmente, è veramente un mastino, perché poi con l'82 di agilità e il 90 di reattività il suo lo fa alla perfezione. Così come un altro giocatore che ormai ve lo tirano appresso è Bentancur, e lui soffre un po' del problema del work rate normale, però se messo con Lengti o comunque anche se siete su PS4 con un'ombra, quindi lo stile che vi pare, è un giocatore tanta roba, perché ha 4 skill, 5 piede debole, lo potete piazzare sia come più difensivo che come più box to box, gran passaggi, discretamente mobile con l'L2, grandi stats di intercetto lettura, pecca un po' in forza ma si riprende con l'aggressività, e ripeto, per quello che è il giocatore e soprattutto il costo, mi sembra un delitto non metterlo soprattutto in squadre che state buildando inizialmente. Così come un'altra carta che non posso ignorare, soprattutto per quanto riguarda il discorso Serie A che quest'anno tanti di voi stanno portando avanti, è questo Milinkovic-Savic. Anche lui è dinamico, mi aspetto che la Serbia almeno i gironi li passi, quindi un upgrade se lo prende. È 1,91 m, ha 4 skill e 5 piede debole, alto normale il work rate.
Pecca chiaramente per quanto riguarda il discorso della velocità, però è comunque lengthy, quindi poi sul lungo recupera. Ha dei passaggi della madonna, pecca un po' con l'L2, infatti il suo body type è comunque un body type importante. Stats difensive con 82 di intercettazione, 81 di lettura che mi aspettavo un po' più alte, però poi quel 91 di forza e quell'83 di aggressività completano il pacchetto di quello che secondo me in una Serie A è il miglior centrocampista, quantomeno difensivo, e non posso far altro che consigliarvelo. Ragazzi, per questo video è tutto, come al solito commentate con quali sono i giocatori che voi state utilizzando, perché chiaramente mi fa piacere sempre il confronto e vi do il parere anche su quelli. Vi ricordo poi che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, trovate tutto in descrizione. Io che dire, vi saluto, un saluto dal vostro Liberoschi, ciao!